Sì, oggi diciamo tagliamo il nastro di partenza di un progetto che è molto ambizioso perché, come dicevamo prima, punta innanzitutto alla valorizzazione e alla promozione che non vuole essere soltanto retorica, ma vuole effettivamente lasciare dei segni concreti, tangibili sul territorio. E perché questo progetto innanzitutto punta effettivamente a realizzare quella sinergia istituzionale, quella collaborazione per mettere insieme partner istituzionali che ragionano e cercano di raggiungere lo stesso obiettivo, che è quello di cercare di esportare al di là dei nostri confini la bellezza, il patrimonio culturale, artistico, la bellezza naturale del nostro Cilento. E questo progetto mira poi innanzitutto a, come dire, focalizzare l'attenzione su quei siti che possono essere definiti minori, quali appunto il nostro entroterra, che non ha niente da invidiare, diciamo, alle bellezze della costa, per farle diventare dei grandi attrattori. E quindi per raggiungere questo risultato bisogna puntare su quelli che sono i nostri cavalli di battaglia, quelle manifestazioni che ormai hanno raggiunto una certa ribalta perché sono ormai tradizioni che si ripetono e che puntano alla semplicità, alla genuinità e a quei valori, a quei principi propri della nostra tradizione. Prima forse diciamo, questa cultura della musica antica o dell'arte antica veniva un po' considerata di serie B. Oggi c'è una rivalutazione, una lettura diversa e noi dobbiamo puntare a questo perché diciamo, il nostro territorio è fatto prevalentemente, deve essere fatto prevalentemente di turismo. Noi abbiamo tutti i presupposti, tutti i requisiti, le carte in regola per poter come dire, sperare in uno sviluppo e dobbiamo dare fiducia a questo sviluppo del nostro territorio. Fiera della Fregagnola ha fatto un po' da apripista a tutti questi altri grandi eventi che si svolgono un po' sul territorio. Indubbiamente, è come è stato già ampiamente detto, è il territorio che deve essere valorizzato, specie come dicevo poc'anzi, in un contesto economico e sociale che è difficile ed è diventato ancora più difficile in questi anni con la crisi che ci ha investito, purtroppo negativamente, ed ha investito tutti i settori sociali e produttivi. Noi con queste iniziative cerchiamo di dare valore e significato al territorio, cercando anche di coniugare le caratteristiche locali con quelle dello sviluppo e della produzione. E la fiera tende a questo perché, sia pure in modo limitato, ha comunque il coinvolgimento di tanti operatori locali e migliaia di visitatori che vengono da oltre la nostra Viaggia da sola alla fiera. Regione. Noi infatti dobbiamo tra l'altro mettere in campo iniziative che partono dal territorio, dobbiamo cioè investire su quello che nel nostro territorio esiste, come è stato detto, dal turismo, dall'agricoltura, dalle tradizioni, dalla cultura. In questo modo possiamo dare la possibilità a chi ne ha la volontà di intraprendere iniziative, perché i tempi sono cambiati, anche noi dobbiamo prendere atto di questo cambiamento e cambiare il nostro stile di vita. Più valori, meno egoismi, meno individualità.